Nella splendida cornice di Villa Favorita a Marsala si è tenuta la prima edizione del concorso gastronomico Il Piatto dei Mille, ideato dal senatore Pietro Pizzo, già sindaco della città. La rassegna gastronomica, che ha riscosso un grande successo di pubblico, ha visto la partecipazione di 48 piatti, tra antipasti, primi, secondi, contorni e dolci, suddivisi in due sezioni di gara, salato e dolce. Il concorso gastronomico Il Piatto dei Mille si è avvalso di una giuria di esperti composta dagli chef Gaspare Maggio, Emanuele Russo ed Andrea Lì, capitanata dal noto giornalista gastronomico Beppe Bigazzi, volto noto della prova del cuoco. Bisogna metterci in testa che la buona cucina è fatta di buoni ingredienti. Senza buoni ingredienti non c'è buona cucina. Qui in Sicilia ne avete una quantità sterminata, il meglio del meglio di tutto, dai formaggi ai salumi, al pane, i pane siciliani e così via. Bisogna mettersi in testa, questi odori che si sentono qui non sono odori da dolci, sono odori sintetici, non so se è chiaro. Fare un dolce siciliano con la chimica è contro natura. Secondo la sua esperienza, dove va la cucina siciliana e che posto potrebbe ambire nel panorama nazionale, ma forse anche internazionale? La cucina siciliana è il frutto delle più grandi civiltà che ci sono state nel Mediterraneo. Non ne manca nessuna, ci sono state tutte. Perciò è qualcosa di straordinario, cominciando dalla fine, dai dolci incredibili. Il dolce siciliano è il massimo dei massimi, passando ai formaggi, formaggi incredibili perché fatti con latte di bestie che sono solamente qui, la modicana è solamente qui, la comisana è solamente qui e così via. Salumi ottenuti da maiali di vecchia tradizione. Che dire, no, non c'è niente di meglio, se le verdure non ne parliamo, la tradizione è straordinaria, l'unica cosa è non mettersi in testa che si fa il modernismo, che si fa l'innovazione per l'innovazione. Certo, la cucina è continuo adattamento delle ricette eccetera, però la cucina siciliana è già scritta. Si dovrà evolvere perché si evolvono i costumi, ma è già al top del top, che fare di più? Qual è il piatto siciliano, la tradizione siciliana a cui lei darebbe il massimo dei voti per la sua completezza? Io posso dirle quello che mi piace di più, il macco. Il macco mi fa impazzire, specialmente quando è fatto con la fava di Leonforte. Poi tutte le... Io di un extravergine, un po' di finocchietto per... Certo, considerando che nell'olio come nel vino la Sicilia ha fatto un balzo incredibile verso il paradiso. Gli oli siciliani 30 anni fa erano modesti, il vino era eccellente per fare il vino degli altri. Adesso il vino siciliano è il vino siciliano. Remiti da una folla composta, i locali di Villa Favorita a Marsala, generosamente messi a disposizione dall'amministrazione del noto centro residenziale turistico alberghiero, che ha anche offerto un aperitivo in attesa che il pubblico potesse gustare le pietanze partecipanti al concorso. Grande è stata la soddisfazione del sindaco di Marsala Renzo Garini, ospite d'onore della rassegna, e del senatore Pietro Pizzo, ideatore del Piatto dei Mille, per la riuscita della prima edizione. Il Piatto dei Mille è una bella iniziativa che ha portato avanti il senatore Piero Pizzo e che noi abbiamo patrocinato e adottato insieme all'etichetta che il comune di Marsala ha coniato per i 150 anni dello sbarco di Garibaldi a Marsala e che tutte le aziende vinicole hanno adottato con le loro bottiglie, e mi hanno detto che sta avendo un grandissimo successo perché tutte le cose che ricordano un evento poi hanno anche
anche un marketing e una facilità di vendita. Questa è una bellissima iniziativa che, così come le altre iniziative che noi abbiamo fatto in questi 40 giorni bellissimi, dove abbiamo sfogliato questa bellissima pagina del Risorgimento Italiano insieme al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Ministro della Difesa, ieri abbiamo avuto il Ministro della Giustizia, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che hanno dimostrato e hanno testimoniato con la loro presenza l'importanza e il ruolo di Marsala, capitale d'Italia. Senza lo sbarco a Marsala niente ci sarebbe stato tutto quello che poi è successo. Questa è un'iniziativa che possiamo ripetere insieme alle altre iniziative che abbiamo promosso per i 150 anni dello sbarco di Garibaldi a Marsala, come ad esempio la Maratona dei Mille, il raduno di kitesurf e la regata, e quindi anche questa è un'iniziativa interessante che promuove la nostra città. E quindi credo che questo sia un evento che porterà in città tantissima gente, quindi a Marsala, guardi, non abbiamo il tempo di riposarci, è una città viva, piena di iniziative di grandissimo livello, così come ha detto poc'anzi amico Pizzo, che sono state 40 e passa giorni di manifestazioni culturali e sportive, perché abbiamo abbinato anche delle manifestazioni sportive. Voglio ricordare una per tutte la regata dei Mille, non c'è regata, manifestazione sportiva che può vantarsi di aver avuto la partenza e l'arrivo il Presidente della Repubblica. Questo l'abbiamo fatto a Marsala con la regata dei Mille organizzata dal Comune di Marsala, quindi abbiamo abbinato eventi sportivi, abbiamo abbinato eventi a questa ricorrenza dei 150 anni dello sbarco di Garibaldi a Marsala, eventi culturali di grandissimo livello. Sato Pietro Pizzo, come debutto non c'è male, 43 pietanze, villa favorita piena, la città ha recepito bene questo invito. 48 abbiamo chiuso le iscrizioni l'altro ieri, il giorno 12, però oltre alla presenza di centinaia di persone è bello aver reso popolare questa manifestazione, perché le famiglie marsalesi amanti della buona cucina hanno presentato questo piatto. Come ha detto giustamente il sindaco, che ha subito condiviso questa mia idea, deve diventare un fatto promozionale per la città anche negli anni futuri. Nel mese di maggio, come a San Vito Lo Capo tengono fine settembre il concorso del concorso, si può fare a maggio concorso del piatto dei Mille, non so, pensando per l'anno 21 di invitare i cuochi delle città garibaldine. Io l'ho accennato ieri al presidente dell'assemblea regionale Cascio, che io conosco, è un buon amico, e ha condiviso, è entusiasta, e ha detto l'anno 21 avrete il patrocinio dell'assemblea regionale. Quindi sono contento per la partecipazione, sono contento perché, ripeto, oltre a coinvolgere centinaia di persone, diventa un fatto importante in un momento di difficoltà. Rientra nelle amministrazioni garibaldine, che sono state strepitose, come ha detto il sindaco, anche e principalmente per la presenza del capo dello Stato, del ministro Alfano, del Presidente del Senato. Però ripeto, anche se questa è una piccola testimonianza, è una testimonianza popolare che arricchisce e rende questo patrimonio dell'anniversario dello sbarco dei Mille un fatto importante per la città di Marsala.